Stefano Bibbiani della Vallorsi, di grandi vini del territorio. Eccolo qua, bene. Non mente, ecco che entra ben dotato di bottiglie. Mi raccomando, non scambiare il microfono per la bottiglia o viceversa. Ecco, con delicatezza. Prego, accomodati, benvenuto. Nappa rossa, no? Buonasera, vero? A tutti. Anche perché il buon bere non è quello. Si beve, bere poco e con bene e con moderazione. Ma fa parte anche della nostra tradizione, nel nostro territorio. Quello... da Ponte d'Erese, diciamo, di nascita, e con una storia dietro che poi vi racconterò. Un Ponte d'Erese che, no, che è andato sui colli intorno per sposare... Ma in realtà è tutto all'inverso, perché se posso andare avanti io, il babbo viene dalla campagna, come tutti, la maggior parte delle persone che siamo qua, diciamo che tutti lavoravano la terra. Lui viene praticamente dalla zona di Volterra, che dopo, stando dietro a suo padre, si è praticamente trasferito a Terricciola, Soiana, quelle zone lì, e dopodiché intraprendendo un altro lavoro. Stefano, ma sicuramente te, nelle vigne, nelle cose, cioè, hai un rapporto con l'erba, no? Cioè, sicuramente parliamo di erba, quella dei campi, no? Che non... Cioè, vero, forse no? L'altra renderebbe quindi di più. La tagli, sì, vabbè, questo è un argomento di cui si parla molto in questi tempi, ma insomma delicato, passiamo oltre. Che un'erba che tagli spesso, immagino, no? Sì, no, ora siamo un momento anche che si cerca di rispettare prima di tutto l'ambiente, e dunque si sta... No, vi siete messi d'accordo? No, vi siete messi d'accordo nelle segrete stanze prima, vi siete messi d'accordo? No, non ci siamo neanche salutati, cioè non ci conosciamo no. Neanche. Sinceramente quello che è importante oggi in campagna è avere il rispetto dell'ambiente, perché dopo se si vuole male all'ambiente, dopo ce lo fa pagare. E non ci presenta solo in campagna. Vabbè, la campagna in particolare è sotto l'occhio del ciclone, perché la campagna, diciamo, è il polmone della terra. Rispettare l'ambiente è importante, perché bisogna avere rispetto delle piante, degli insetti, di tutto quello che circola in campagna. Circa il cibo, una volta te si è affrontato l'argomento del mangiamo insetti, no? Che io ero bello fiero, sì, l'ho mangiato un po' di volte in Thailandia, anche te... mi hai detto che sì, ma perché no? Anzi, per molti è il cibo del futuro, lo chiedo. Sì, in realtà è già il cibo attuale presente, in tantissimi paesi, e potrebbe essere il cibo del futuro, proprio perché sia per le caratteristiche di allevamento, sì, anche per la qualità nutrizionale. Mi guardo un po' schifato, ma andiamo avanti. Lo so, però in realtà è uno dei cibi più sostenibili. Che vino ci si beve con una cavalletta? Per semplificare, io ho mangiato anche altre robe, insomma, la cavalletta. Per adesso non mi sono mai posto il problema. Una cavalletta del 73 è diverso da una cavalletta del 2020. Non mi sono mai posto il problema, diciamo. Senz'altro, però forse bisogna rispettare le idee. Dopo, forse domani domani ci si organizzerà. Organizzerà su un buon abbinamento. Perché, comunque, ritornando all'ambiente, a me mi viene sempre in mente un bel film che si chiamava Avatar. Non so se l'avete presente. A parte la storia d'amore, però, la storia dell'amore per il territorio. E questo è un po' quello era che... Proprio era proprio un sincretismo, un connubio, una simbiosi degli abitanti col terreno. Che noi si voleva rovinare come invasori, e si voleva fare quello che si sta facendo alla terra, togliere quello che ci può far comodo a noi. Non finisce così, perché in un mondo normale gli umani poi ritornano con le super bombe atomiche e spianano tutto. Cioè, non è che, capito? Però va bene. Ma non c'è stato Avatar 2. Questo sabato. Giusto sabato ci si siede, ristorante, non trattoria, e avete scelto a bere? E io ti dico, no, prima scelgo cosa mangio e poi ti dico, no, invece addirittura, vedi, cosa si beve sulla pasta? Dipende da come la condisci, wow. Questo è importante,
purtroppo ci si casca spesso nel ristorante, che quello che ti accoglie dice: porto da bere, cosa ti porto? Acqua, vino? La prima domanda è il primo, gazzosa, il prima, gazzosa ce l'hai. Il primo errore purtroppo che si fa, perché se si mangia bene abbinato a un buon vino si mangia meglio. E com'è che ci si mette a fare i viticoltori, o meglio mi ricordo, ero piccolino veramente, quindi c'era sempre dinosauri, insomma, che il vino in Italia era in crisi. Io sentivo parlare, magari non era vero niente, no, poi in realtà lo so, che le viti addirittura venivano tolte per farci altro. Parlo di una cinquantina, 40-50 anni fa. Dopodiché è cambiato il mondo, per fortuna, dico io, no? Cioè, è nato un sacco di aziende d'eccellenza in tutta Italia, in Toscana ovviamente ancora di più, e sembra che ci sia rinforzata, si sta rinforzando sempre di più questa cultura del vino e del vino di qualità. Sbaglio? No, diciamo che mio padre, come avevo accennato prima, viene dalla campagna. Dopo la campagna, diciamo, ha avuto un'avventura dopoguerra, perché lui era del 23, e diciamo ha iniziato a fare il pane, pensa un pochino, lascia la campagna, era un po' ribelle dopo la guerra, era ritornato dopo la liberazione, e stranamente si mette a fare il pane, anzi prima il mercato nero, quelle cose che non erano ammesse. Si mette a fare il pane, si mette prima a fare il pane a Terricciola, poi a Pisa, le cose non vanno molto bene, e dopo si trasferisce a Pontedera. A Pontedera abbiamo avuto il panificio fino al 99, però nel frattempo... Lo so, sono, non fregherà niente a nessuno, ma sono nato sopra il suo panificio. Nel 66 ritornò all'origine anche, allora si faceva da una parte il pane, dall'altra parte si apportò all'azienda agricola. L'azienda agricola, chissà come mai, ora io ero piccolo, ho pochi anni, si mise la testa di fare il vino. Erano gli anni 70 dove, come diceva, si stava sfacendo tutte le vigne, tutti smettevano di fare il vino e noi si iniziò a andare controcorrente. Quindi questa storia arriva fino a noi con un vino che, tutto sommato, ora no perché sei ospite, ma insomma è un vino come gran parte di vini Terricciola, un vino di assoluta qualità. Dopo, diciamo che nostra è una famiglia patriarcale, quattro fratelli, il babbo, si tirava avanti il forno, cioè il pane, ci conoscevano tutti a Pontedera, e si continua avanti anche con l'azienda. L'azienda si allarga, siamo ora alla terza generazione, diciamo, e perché fare il vino, come dicevi? È perché è una passione che, come diceva la nostra cantante... Non solo berlo, la passione. Non solo farlo, è anche una grande soddisfazione. Una grande soddisfazione, perché fare un prodotto quando... come ha detto Guido, la gente ti ringrazia, bravi, sei stato bravo a fare questo prodotto, ed è molto, molto difficile, perché ritornando all'ambiente, bisogna pensare all'ambiente, bisogna pensare a arrivare a un buon prodotto finale, però oggi rispetto a prima è molto importante avere il frutto buono. Cioè il frutto buono, genuino, e quello... Quindi si parte da un ottimo terroir, una cura nei vitigni e tutto il processo ovviamente di vinificazione, immagino. Certo, quello è tutto... Cioè, ma che dai sui frutti, perché c'è negli ultimi anni... No, dicevo, secondo me negli ultimi anni c'è una grande ricerca, riallacciandomi con il buon Guido, c'è una... Insomma, una volta, quando ero adolescente, c'era il tavernello... Ecco, no, appunto, ora c'è una grande ricerca nel bere magari giusto, ma bere vini giusti, vini con, anche con una storia. Le cose sono cambiate molto, esatto, quindi, cioè
prima era un'avventura al tempo del babbo, nonostante sia stato bravo, negli anni 90, dove c'era un pochino di rivoluzione, si portò il primo enologo in cantina. Babbo disse: ma come, sei sempre fatto senza enologo, tutti sei sempre, soldi per l'enologo, sei sempre fatto da noi, che ci devono insegnare? Invece diciamo oggi i consulenti che abbiamo ci invitano sempre all'ambiente, sembra strano,